Luca Corbucci, portiere del Latina Calcio a 5, una vittoria consistente, una partita in cui avete giocato molto in fiducia, diciamo che è andato tutto quanto per il verso giusto. Sì, siamo stati bravi a mandarla per il verso giusto, perché sicuramente non... io continuo a ribadire questo, vedrete che sarà un avversario rognosissimo per chiunque. C'è tanta voglia, questa squadra dimostra che ha voglia costante di migliorarsi e comunque di arrivare al livello che penso le competa, infatti continuiamo a lavorare tanto, siamo stati bravissimi a non demotivarci e comunque a demoralizzarci nei momenti difficili dopo due sconfitte che comunque potevano veramente sia intaccare la fiducia ma soprattutto creare qualche piccolo nervosismo o quant'altro. Invece siamo stati veramente bravi, è stata brava la società, è stato bravo tutto l'intero ambiente a fare quadrato intorno a questa squadra, a farci lavorare con grandissima serenità, perché questa è una squadra che lavora tantissimo e piano piano in campo dobbiamo solo semplicemente far vedere quello che siamo in grado di fare. Lucas Maina, una vittoria convincente da parte della tua squadra, tu autore di una quaterna, insomma tutto perfetto oggi. Sì, sì, grazie a Dio abbiamo vinto con una squadra che aveva detto che veniva Latina a vincere. Noi eravamo con la testa, ci siamo allenati bene e siamo scesi in campo a vincere. Poi abbiamo girato bene palla e siamo arrivati a segnare il più presto possibile, no? L'impressione è che siete scesi in campo subito con la voglia di mettere in chiaro le cose, realizzare subito il gol per poi mettere la partita in discesa. È stato questo anche quello che vi ha detto il vostro allenatore? Sì, sì, sì. Noi sappiamo che con la squadra che abbiamo possiamo andare a affrontare qualsiasi squadra del livello che sia e andare a fare pressione alta per dimostrare che siamo in campo dal primo minuto. Le prime due sconfitte a questo punto diciamo che vi hanno fatto bene, vi hanno forgiato diciamo il carattere, adesso diciamo che si può vedere diciamo, la stagione in discesa. Sì, nessuno si aspettava le prime due sconfitte, eravamo con la testa un'altra cosa, però purtroppo capita e ci siamo rimessi alla grande con una squadra che cercherà di vincere il campionato pure a Cagliari. Simone Angiletta della Carli Sport Ariccia, una partita diciamo così un po' amara qui a Latina, un approccio forse non del tutto corretto, la squadra è sembrata esprimersi soltanto in determinati momenti, però forse non ce l'avate tanto con la testa oggi. Beh, infatti un po' amara e pure poco, comunque sì, andare sotto 4-0 dopo 10 minuti o 6 minuti, 7 minuti, insomma intera una squadra di questo calibro. Non c'è assolutamente modi, penso, per recuperare, a meno che proprio non fai la perfezione e loro non crollano totalmente. Sì, comunque è una questione di testa sicuramente, non è facile giocare qui, loro sono molto molto bravi. La squadra è apparsa un pochettino sfiduciata, forse le due sconfitte dopo la prima ottima vittoria forse ha tolto un po' di fiducia, un po' di diciamo così di autostima alla squadra. Adesso cosa penserete di fare per cercare di risollevarvi? Vabbè, sicuramente le due sconfitte precedenti non erano venute in questa maniera, nel senso che ce l'eravamo giocata totalmente, quindi erano anche due sconfitte volendo bugiarde. Oggi purtroppo era una partita proprio che cadeva a pennello in casa del Latina dopo due sconfitte, ora comunque non possiamo più concedere niente, oggi abbiamo il nuovo sabato, ora dobbiamo vincere forza.